Bella a tutti ragazzi, siamo nella 14ª puntata della serie Belgique e appunto come vedete siamo in compagnia di due operai, per adesso forse dopo verranno anche altri, spero. E come vedete ci siamo messi un pochettino a trebbiare i campi, già come avete visto dietro le quinte abbiamo già un pochettino trebbiato tra di noi. Infatti nella scorsa puntata avevamo appunto seminato, come avevate visto erano i campi quasi cresciuti. E sì, fra 3 giorni, no, sì, e, no, fra 3 giorni, scusate, fra 4 ore c'è una bellissima offerta di colza e quindi questa volta ci voglio proprio buttare al pieno perché voglio fare un pochettino di soldi perché, ecco, per un'offerta di colza, ecco, poi già la colza, via, 1.000 euro che ti danno e più l'offerta è un bel numeretto, penso. E quindi a casa stavo trebbiando con la nostra bellissima John Deere insieme a questi due operai. Vedete, nella scorsa puntata avevamo preso anche le pecore, fortunatamente avevamo iniziato, però il wool collector è molto difficile, questa mappa non si può mettere perché praticamente è complicato andare da sotto e proprio non ci si può riuscire. E ecco, questa è una brutta cosa perché ogni volta dovrò andare a controllare i bancaletti alle pecore e spostarli. E vabbè, comunque abbiamo anche preso il randazzo la scorsa puntata, come avete visto abbiamo sì preso 130 pecore e molte altre cose. Sono contento perché avevamo fatto un bel pochettino di acquisti, mi ricordo veramente un bel po', perché ecco, sì, veramente un bel po' in randazzo pecore. Poi avevamo preso, beh, avevamo anche dato il cibo del mangimare alle pecore. Infatti adesso, scusate un attimo, eccole qua, quante uova abbiamo? Ecco, 131 pecore, produttività, mangiatoie ce l'hanno, va bene, l'hanno 0%. Ah, gliel'hanno spostata, mi sa, vabbè, bene, bene, hanno spostato. Allora ragazzi, adesso partiamo a trebbiare questo campo e ecco, trebbiamo adesso, per adesso trebbiamo questo campo e poi ci manca quello lì in fondo, e appena trebbiato questi campi appunto andremo appunto a svuotare per l'offerta per fare un pochettino di soldi. Allora bene, partiamo con questo e poi andiamo anche con quell'altro campo. Thank you.
bene ragazzi, e come vedete stiamo ancora continuando a trebbiare questo campo e abbiamo anche terminato sì appunto questo campo. Ora ci è rimasto il campo numero 9. Ora c'è rimasto il campo numero 9 di Cozza e poi ragazzi eccoci qui che ci stiamo avvicinando due ore e poi vendiamo tutto sperando che l'offerta sia alta, perché se solo di 200-300 è inutile che vendiamo. Guardate, se arriva a 2000 come è successo una volta veramente sono contento, perché se arriviamo a 2000 di offerta è... Guarda, adesso ci stiamo facendo ancora cozza, veramente stiamo andando molto bene con la Sbelgic, veramente molto avanti, stiamo andando anche con i soldi, perché... Allora, adesso vediamo un pochettino, lana 100%. Aha, lana per 100%, allora, adesso, innanzitutto vediamo due secondi. Vedete? 400, quasi 500 di praticamente litri di capacità appunto di cozza nei silos, quindi ecco. Allora vediamo un pochettino queste povere galline quante uova hanno fatto. Come mezzo, guardate uova, guardate qui ragazzi, veramente molte. Allora, raccolte tutte, benissimo. Ora andiamo un pochettino, vediamo adesso quante ne abbiamo di... Allora, carico di uova 114. Allora, adesso, bene, dalle pecore c'è la mangiato, c'è appunto Allora, come dire, sì allora adesso mi sono stufato e compriamo questo, va bene secondo voi? Sì, appunto, no. No, prendiamo una originale. No, bisogna prendere quella per il Fendet. Però, allora, noi abbiamo il Fendet 516 e appunto ragazzi non vorrei che dopo che combino casini, che dopo non mi si attacca, perché dopo è finita. Perché quanto cavolo costano queste cose non lo so io, però mo se la trovo. Eccole qui. Comunale 2. Aspettate, vabbè, adesso comunque io lo stacco con questo, però ecco, ci serve quello perché appunto, oh, stacco fatto, adesso io appunto vado un pochettino a buttarlo lì, però allora però dopo certo abbiamo bisogno di un praticamente di un sì, allora questo lo spostiamo e niente, allora perché la lana praticamente cresce qui, allora ecco, vabbè, adesso andiamo un pochino a vedere se si è abbassato. Sì, ecco, poi appunto la... Sì, già avevo detto che la Wool Collector non si può mettere, peccato. Sì, allora nella prossima puntata, allora adesso che ci siamo, nella prossima puntata compreremo un John Deere. E bene. Per questa ci arrangiamo, perché...
Allora, adesso la come 100%. Scusate ragazzi, ma ecco. Appunto, io prenderei anche quella, però ecco, non vorrei dopo che. Allora, la prendiamo, vediamo un pochettino come va. Allora, sarebbe questa qui, che cambia, non lo so. Comunale, che cambia? Vabbè, non so che cambia, io butto a caso, prendo questa. Allora, fatto questo nuovo acquisto, ora dice che va. Allora, il Fendet, dove adesso dove l'hanno messo? Il Fendet. Vabbè, ok. Allora, adesso l'abbiamo comprata, appunto. Eccola qui, l'ho resettata, appunto, sperando che vada, e dopo ve lo dirò se va. Allora, adesso portiamo il carro al campo. Numero 9. E poi ragazzi, ecco, ci vediamo dopo quando stiamo facendo qualcos'altro, quando è partita l'offerta. Ragazzi, allora, è partita subito un'offerta di colza. Allora, iniziamo. Allora, adesso loro a che punto stanno? Allora, adesso visto che è partita l'offerta di colza, subito, ma partiamo, ma subito. Vediamo un pochettino a quanto sta. 2100. 2100 ragazzi, 2100 veramente. Partiamo, ma subito, 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 subito. Mamma mia, 2100 ragazzi, cioè un'offerta del genere, ma no, 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 no. 2200. Praticamente 2200. Vendiamo subito, 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 subito. Ecco, guarda, mo non va, mo non va. Ragazzi, sapevo io. Mo? Com'è che faccio? Sarà da tocca a questi per caso? No. Non è che sono ancora. Non va. Bene, allora. Ecco, ti sembrava che. Vabbè, pazienza. Allora, adesso io non so come faccio. Niente. No, non so che dire. Mo io che faccio? Niente. Purtroppo io che devo fare adesso non lo so. Proviamo un po' a fare questa. Allora, io intanto prendo il posto della trebbia. E lui è. Allora ragazzi. Allora, purtroppo Fendt 724 non ce l'abbiamo, però vabbè. Dai, finiamo questo campo. Vabbè, niente. Vabbè, alla fine prossima puntata compreremo un John Deere, se no un Merlo potremmo comprare, però. E niente, vabbè. Pazienza, allora. Adesso ragazzi, comunque ripartiamo quando io sto continuo con il carro a svuotare per questa offerta veramente piena, e poi ecco, ci vediamo lì. Bene ragazzi, dopo molto molto tempo di scariche, io mi sono rotto veramente con questi carri qui e là, sempre a scaricare. Siamo arrivati fortunatamente a questo ultimo scarico. E appunto, ecco, vedete, la cosa è finita, quindi per questa offerta. Guardate ragazzi quanti soldi abbiamo fatto. La cosa non c'è più, ma guardate quanti soldi abbiamo fatto. Veramente sono contento ragazzi, veramente, veramente, veramente. E poi, adesso ci è arrivata la notizia che. Fra 3 giorni, fra 2 giorni precisi, anche meno, arriva un'offerta di frumento. E quindi ragazzi, ora
ci mettiamo a lavorare e nella prossima puntata ci ritroverete con 2 milioni. No, scherzo. Ci ritroverete, ecco, con ben, sì, quasi. Cioè con 1.600.000, così, cosa del genere. Nella prossima puntata, ragazzi, vi ricordo che si faranno molti ma molti acquisti, perché allora prima di tutto si comprerà un John Deere con un, ca con un cargo davanti, e poi appunto si comprerà anche una nuova seminatrice, si venderà questa vecchia, anche un erpice. Appunto, quindi ecco, nella prossima puntata si faranno molti acquisti e sono veramente contento perché ecco, questo abbiamo fatto un bellissimo numero, ecco, per 1.210.000 euro, veramente bene. Niente ragazzi, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, mi raccomando, condividete il video se avete degli amici con anche il canale, mi raccomando ragazzi, che 150 iscritti si fa il contest. E bene, ringrazio tutti gli iscritti, niente, che dirvi. Ci vediamo alla prossima puntata, vi ricordo di commentare per qualsiasi cosa, qualche consiglio, voglio qualche consiglio di nuovi acquisti, perché adesso ce li ho ma dopo non so più che acquistare. Ah, ci servirebbe anche un campo. Ci vediamo nella 15ª puntata, questa è la 14ª, e ci salutiamo qui. Questa puntata abbiamo fatto un bel po' di soldi, tantissimi, e nella prossima si sfrutteranno un bel po' di soldi perché si faranno nuovi acquisti. Niente, iscrivetevi al canale, venite anche voi ragazzi, perché io ho visto che cioè in questa puntata 2-3 persone, cioè veramente poco, cioè per un server di 7 posti vorrei vedere più risultati. Un bel mi piace nella mia pagina Facebook per rimanere aggiornati, vi ricordo anche per quello. Niente ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata ragazzi, ciao ciao.